Ciao ragazzi, allora uno dei dubbi più presenti nelle richieste che ci arrivano riguarda lo scarico, il terminale di scarico omologato oppure non omologato. In molti naturalmente non sanno cosa scegliere e magari ci chiedono dei consigli. Dunque ho realizzato questo video proprio per darvi delle linee guida. Innanzitutto, qual è la differenza tra un terminale di scarico sportivo omologato e non omologato? È la presenza di un certificato, in quello omologato, che fondamentalmente ci autorizza a installare quel terminale su quella specifica auto. Quindi, quando scegliamo il terminale omologato, anche in caso di controllo da parte delle forze dell'ordine, di controllo dell'auto in seguito a svariati motivi, oppure in fase di collaudo, noi non rischiamo nulla, non rischiamo alcuna sanzione, siamo perfettamente in regola. Già lo scarico omologato comunque è uno scarico specifico creato per fornirci prestazioni e un miglioramento del sound. Lo scarico non omologato invece non ci protegge da controlli, quindi siamo eventualmente passibili di sanzioni. E qual è però il vantaggio? Il vantaggio è che uno scarico totalmente libero, perché di questo si parla, di uno scarico che è un tubo o al massimo con un piccolissimo silenziatore. Uno scarico totalmente libero sicuramente per determinati tipi di elaborazione ci può garantire più prestazioni e su alcune auto più sound, anche troppo. Allora, il consiglio che vi do è questo. Parlatene con me, se non con me, voglio dire con il venditore di turno, col nostro staff, con chiunque vi possa dare un consiglio specifico, perché di questo si tratta, non c'è una regola precisa. Allora, ci sono dei casi in cui l'auto non fa rumore né con l'uno né con l'altro, per esempio su alcuni turbo diesel. Oppure ci sono dei casi in cui il terminale fa troppo rumore, quello libero, e quindi magari è consigliato solo per applicazioni su pista. Cosa voglio dire? Che delle volte noi magari ci possiamo porre questo dubbio, non venendone a capo, ma magari andando ad analizzare la situazione specifica, è molto semplice poi scegliere. Quindi non disperate, noi siamo a disposizione, contate su di noi e continuate a seguirci, mi raccomando. Siamo su YouTube, Instagram, Pinterest e Facebook. A presto, ciao ciao!